Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Via libera dalla prima commissione consiliare alla proposta di legge per la riforma dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ARPA, il servizio. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato all'unanimità la proposta di legge per la riforma dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha unificato due atti, uno a firma di Fabio Paparelli del Partito Democratico e l'altro presentato dai consiglieri della Lega, con primo firmatario Daniele Carissimi. La proposta di legge della prima commissione ribadisce e rafforza la ripartizione dell'ARPA in due dipartimenti territoriali, dotati di autonomia gestionale e funzionale, con una suddivisione territoriale esattamente sovrapponibile all'estensione delle due unità sanitarie locali, e con ognuno un direttore dipartimentale. Il direttore generale può anche essere coadiuvato da un direttore amministrativo e da un altro di carattere tecnico. È prevista a Terni la sede legale e direzionale dell'ARPA. Terni è anche sede della scuola di alta formazione che viene creata all'interno dell'ARPA, dedicata alla formazione e alla realizzazione di una serie di iniziative coordinate sul tema dell'ambiente. Questo per valorizzare la funzione di educazione ambientale dell'Agenzia. Con la proposta di legge viene introdotto il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche e ambientali, standard che la normativa nazionale prevede non debbano essere disattesi, e l'azione dell'ARPA deve essere programmata con piani triennali a relazioni annuali. Le funzioni dell'ARPA rimangono inalterate, ma vengono rafforzate per la capacità di vigilanza e controllo, una delle prerogative più importanti dell'Agenzia. Si introduce anche la carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni. Approvato il piano di potenziamento della rete ospedaliera. Vediamo. La terza commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, con il voto favorevole dei consiglieri della Lega Pastorelli, Mancini, Fioroni e Peppucci e della presidente Eleonora Pace di Fratelli d'Italia e quello contrario di Tommaso Bori e Michele Bettarelli del Partito Democratico, ha approvato il piano di potenziamento della rete ospedaliera conseguente all'emergenza Covid-19. Il documento, che ripercorre tutte le tappe della gestione sanitaria della pandemia dall'inizio di marzo, è stato illustrato ai commissari dal direttore regionale della Sanità Umbra, Claudio Dario. Il percorso seguito è stato quello segnato dalle direttive ministeriali, a cui attenersi per ottenere i finanziamenti necessari a fronteggiare la prima fase dell'emergenza e potenziare la rete ospedaliera. La Regione Umbria ha dovuto perciò riconfigurare la rete ospedaliera regionale in temporanea e parziale deroga della propria programmazione. Sono stati individuati come ospedali Covid quello di Pantalla, interamente riconvertito, quelli di Perugia e Terni, con DEA di secondo livello con posti dedicati al Covid, e quello di Città di Castello e Foligno di primo livello con posti dedicati al Covid. Con la riorganizzazione della rete ospedaliera, i posti di terapia intensiva sono passati da 69, prima dell'emergenza, a 119. I costi di potenziamento della rete ospedaliera ammontano a 25.900.000 euro, di cui 24.180.000 euro finanziati. La differenza è stata compensata a livello regionale ed aziendale. Dario ha infine spiegato che l'ospedale da campo, per cui la Regione ha avuto il contributo di 3 milioni di euro da parte della Banca d'Italia, è stato allestito al centro fiere di Bastia per un collaudo. Se dovesse servire in caso di recrudescenza della pandemia, sarebbe spostato nei pressi di un ospedale. E la struttura potrebbe risultare utile anche per altre emergenze, come un evento sismico.
potenziamento dell'Ufficio per la ricostruzione post-sisma 2016, discussa in seconda commissione la mozione di Bianconi del gruppo misto, commissari al lavoro per un documento unitario. Il servizio. La mozione sul potenziamento dell'Ufficio per la ricostruzione, Vincenzo Bianconi del gruppo misto l'aveva già presentata in aula il 26 maggio scorso, ma fu rinviata in seconda commissione per ulteriori approfondimenti. Nella riunione presieduta da Valerio Mancini, nel presentare l'atto, Bianconi ha spiegato che il settore dell'edilizia è uno di quelli su cui investire per far fronte agli effetti della crisi post-Covid. L'esecutivo di Palazzo Donini dovrebbe provvedere con un investimento immediato e diretto, il più alto finanziariamente sostenibile per il potenziamento del personale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, continuando a sollecitare il governo affinché provveda a fornire ulteriori risorse economiche per il personale e semplificare la normativa nazionale finalizzata alla ricostruzione pubblica e privata, una misura a basso costo e fortissimo impatto occupazionale e sociale. Stefano Nodessi, direttore regionale governo del territorio, presente alla riunione, ha annunciato che la prossima settimana verrà pubblicato il bando per l'assunzione di 25 nuove unità fino al termine dello stato di emergenza, al momento il 31 dicembre prossimo. Con i fondi messi a disposizione dal commissario alla ricostruzione, 14 istruttori tecnici, 7 istruttori amministrativi contabili, un informatico, un geologo e 3 geometri. A questa graduatoria attinge anche il comune di Norcia. La ricostruzione è diventata più snella con l'ordinanza commissariale numero 100 che chiede ai tecnici di autocertificare la conformità degli interventi e di quantificare il contributo concedibile. Al termine del confronto con gli altri commissari e con il direttore regionale governo del territorio Stefano Nodessi, Bianconi e il capogruppo della Lega Stefano Pastorelli hanno deciso, dando seguito all'auspicio espresso dal presidente Valerio Mancini, di verificare la possibilità di addivenire a un documento unitario da parte della commissione. Audizione in prima commissione del presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, che ha illustrato la proposta di regolamento interno del CAL e il programma di attività per il triennio 2020-2022. La prima commissione consiliare, presieduta da Daniele Nicchi, ha ascoltato in audizione Francesca Mele, presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e sindaco di Marsciano, che ha illustrato il programma di attività per il triennio 2020-2022 e la proposta di regolamento interno del CAL. Per quanto riguarda il programma di attività, viene riproposto lo studio relativo all'analisi dei conti consuntivi dei comuni umbri, al fine di esaminare alcuni indicatori economici e finanziari. E poi uno studio sull'informatizzazione degli enti locali, con particolare riguardo al 5G. E ancora uno studio sui fondi europei diretti, che permette ai comuni la possibilità di creare un canale diretto e di accedere a ulteriori fondi di finanziamento europeo. Previsto inoltre un censimento dei percorsi ciclabili e cicloturistici del territorio umbro e un monitoraggio sulle risorse che arrivano per il sisma e su ciò che producono sul territorio, non solo in termini di ricostruzione ma anche di infrastrutture. Contrasto allo spopolamento e modifica delle attività produttive delle zone interessate. Il fabbisogno finanziario presunto per il complesso delele attività è di 33.000 euro l'anno. Audizioni in seconda commissione su proposte di legge della Lega in tema di urbanistica e ricostruzione sisma 2016. Vediamo. Tre proposte di legge, tutte promosse da consiglieri della Lega in tema di urbanistica e ricostruzione post-sisma 2016, sono state presentate e discusse in seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini. Alla riunione hanno preso parte in audizione il direttore regionale Stefano Nodessi, governo del territorio, rappresentanti sindacali degli ordini professionali e delle associazioni di categoria. Due proposte riguardano modifiche e integrazioni alla legge 1 del 2015, il testo unico per il governo del territorio. La prima, firmata dai consiglieri Francesca Peppucci, Valerio Mancini, Daliele Carissimi, Enrico Melasecchi ed Eugenio Rondini, riguarda il certificato di agibilità. La modifica consiste nel fatto che il comune può rilasciarlo al committente dei lavori soltanto attraverso la presentazione delle dichiarazioni dei professionisti e delle imprese dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi loro dovuti.
L'atto a firma di Stefano Pastorelli, Paola Fioroni e Valerio Mancini riguarda il contributo di costruzione per le variazioni delle destinazioni d'uso, che starebbe dando luogo a problematiche relative all'onerosità degli interventi. Viene quindi previsto l'aggiornamento del contributo di costruzione da applicare esclusivamente a interventi di modifica della destinazione d'uso, che non comprendono altri interventi edilizi onerosi. Viene anche prevista la firma dell'impresa affidataria dei lavori in una dichiarazione sottoscritta già dal direttore dei lavori e dall'intestatario del titolo abitativo, sostitutiva dell'agibilità per alcuni interventi di minore rilevanza non obbligati all'attestazione di agibilità vera e propria. La terza proposta di modifica legislativa riguarda la legge 8/2018, norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Promotori sono Stefano Pastorelli, Paola Fioroni e Valerio Mancini. Andrebbe a interessare le strutture provvisorie realizzate dalla Protezione Civile per garantire la continuità produttiva delle aziende agricole. La legge darebbe modo, qualora sussistano le condizioni urbanistico-edilizie, di cedere gratuitamente le strutture provvisorie alle stesse aziende a condizione che si impegnino a regolarizzare e riqualificare le stesse. Da tutti è emersa la necessità di una urgente semplificazione amministrativa volta ad accelerare ogni fase necessaria per la ricostruzione. L'atto è stato trasmesso agli uffici legislativi per l'istruttoria. Il coordinamento dei lavoratori dello spettacolo in audizione in terza commissione hanno chiesto maggiori tutele e di far ripartire il settore. La terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Leonora Pace, ha ascoltato il coordinamento attrici, attori, danzatrici, danzatori Umbria Uniti sulla difficile situazione che si trovano a vivere a causa dell'emergenza e della complicata ripartenza. Dall'audizione è emersa la necessità di tutelare i lavoratori del mondo dello spettacolo, rimasti scoperti da qualsiasi tipo di sostegno, la revisione della legge regionale 17/2004 sullo spettacolo, l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con imprese, lavoratori e istituzioni, la costituzione di un albo regionale dei lavoratori dello spettacolo, una programmazione 2020-2021 che consenta di far ripartire il settore attualmente fermo, puntando sul coinvolgimento delle imprese del territorio. Al termine dell'audizione, la Presidente Pace, nel sottolineare come il settore meriti la massima considerazione, si è impegnata ad organizzare un incontro con l'assessore Agabiti per affrontare questioni irrisolte da anni, ha detto, con un approccio finalmente costruttivo e pragmatico. L'Assemblea legislativa ha approvato il Piano regionale integrato per la non autosufficienza, il PRINA, per il triennio 2019-2021. Hanno votato a favore i consiglieri di maggioranza, di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, lista Tesei presidente, contrari i consiglieri di minoranza, di PD, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto e Patto Civico per l'Umbria. Le risorse per l'Umbria, provenienti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e da risorse della Regione, ammontano complessivamente a 12.859.000 euro per il 2019, 14.181.000 euro per il 2020 e 12.785.000 euro per il 2021. I destinatari delle risorse sono le persone con gravissima disabilità, minori, adulti e anziani. Resta ferma l'opzione per l'assistenza indiretta o autogestita, nell'ottica di favorire la permanenza in famiglia o nel luogo dove si vive, scegliendo la propria assistenza domiciliare, oppure il ricorso ai servizi. Audizione a Marciano della terza commissione, presieduta da Leonora Pace, con i rappresentanti dei comuni della media valle del Tevere sul centro Speranza di Fratta Todina. Il problema emerso è il costo del servizio di trasporto per persone con grave o gravissima disabilità da e per il centro, ormai da anni a carico delle famiglie. Dall'audizione è emerso che il costo del trasporto delle persone con disabilità grave e gravissima, prima gestito con risorse regionali tramite l'ASL, da qualche anno è a carico delle famiglie che i comuni provano a supportare con estrema difficoltà. Attualmente il Centro Speranza, un'eccellenza e un punto di riferimento per l'intera Mediavalle del Tevere, offre i suoi servizi a 75 persone con disabilità gravi e gravissime, di cui 32 interessate al problema del trasporto.
I consiglieri Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi del Partito Democratico, Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto, annunciano una mozione nella quale chiedono l'impegno della Giunta regionale per ripristinare l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in day hospital e la piena attuazione della legge 194. Per i consiglieri sono inaccettabili passi indietro sui diritti. Francesca Peppucci della Lega, esprimendo vicinanza alle forze di polizia penitenziaria a seguito dell'ennesimo episodio di aggressione avvenuto nella casa circondariale di Capanne a Perugia, annuncia una mozione per chiedere alla giunta regionale l'impegno affinché venga prevista l'introduzione di taser e spray urticante nell'equipaggiamento degli agenti. Interrogazione di Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto sui lavori in corso sulla strada statale 685 Tre Valli. Bianconi chiede alla giunta regionale di monitorare attentamente il restringimento di carreggiata e il semaforo posizionato lì dal sisma 2016 che creano, dice Bianconi, lunghe file. Bianconi chiede anche di estendere per tutto il periodo estivo l'orario di apertura della galleria che collega l'Umbria alle Marche dalle 22 alle 23.30 e che si consenta il passaggio dei pullman. Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.